Ti stanno giocando questi fenomeni. Oggi sono stati più gli spari che i fumi, perché è da 7-8 minuti che è uscito questo fumo qua, ma sono preceduto da numerosi spari in pianura, diffusi su tutto il territorio. La fumata che c'è stata stamattina è stata ripresa, l'ho pubblicata subito, era di brevissima durata. Questa è come le altre, è grossa. No, però è stata preceduta dal rumore di macchinaria, diciamo. E questo macchinario non si è sentito qua, qua si è sentito in un secondo tempo, si è sentito soprattutto in pianura. Questo motore che girava, 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 però non veniva mai su. Qui c'è stato uno sparo. Sono sordi sti colpi. E poi si è sentito pure qua il rumore. Oh, ecco, la baiata del cane mi ha fatto ritornare in mente che è stata preceduta questa eruzione da canti di galli provenienti da quella zona là. I cani, io ho sentito soprattutto quelli che stanno qua nella zona. I cani hanno avvertito da parecchio tempo. Almeno questa eruzione è stata avvertita dai cani minimo mezz'ora in anticipo. Vabbè, che altro dire? Nient'altro. E qua, questo è la toponomastica, ecco, per chiudere tutti i discorsi. Il Cantal è un vulcano del massiccio centrale in Francia. Il Katla, se prendiamo la parola Katla, sta in Islanda, è il più grosso vulcano d'Islanda. Quindi o Katla Lice o Cantal Ice, sembrerebbe che la parte finale Ice sia ice più o meno, entrerebbe il ghiaccio, ma non so se questo sia vero, ecco. Oppure se è una desinenza, non posso dire niente, non conosco la lingua celtica, né le lingue antiche, visto che Cantalice ha il nome antichissimo. Vabbè, chiudo perché diventa troppo lunga la cosa. Farò qualche altra foto.